Allora, stasera inauguro questo nuovo spazio in via Ventura 6, è un'avventura nuova per me che comincia dopo 4 anni che sono venuto a Milano. Il cambiamento, sai, in questi ultimi anni sono cambiate un po' tante cose anche proprio nel mondo dell'arte, nel modo di affrontare le cose. L'idea di essere in una sorta di distretto dell'arte, qui in via Ventura ci sono 9 gallerie aperte, quindi questa cosa mi sembrava molto interessante. La progettualità potrebbe cambiare, in un certo senso potrebbe essere anche che cambiano certe visioni mie nello scegliere degli artisti. Ho chiamato la mostra che c'è stasera, che alla fine è una collettiva fatta con tutti gli artisti o la maggior parte degli artisti con i quali ho già lavorato. Io alla fine, tra i vari titoli che avevo considerato, ho chiamato a What. Ma che cosa in effetti? Che cosa succederà? Perché che cosa mi ha portato a cambiare spazio? E credo che l'arte, il mondo dell'arte, debba cambiare in alcune cose, perché oggi una cosa che io ho notato e che mi dispiace anche dopo tanti anni che sto in questo mondo, io credo che siamo un po' tornati indietro. Cioè, nel senso, io mi ritrovo in certi momenti a pensare come pensavo 26 anni fa quando ho cominciato. Cioè, penso che si siano fatte delle esagerazioni e delle esasperazioni proprio nel modo di fare arte, di esporla e di venderla anche. Quindi qualcosa deve cambiare. Secondo me oggi c'è una confusione troppo forte. Io penso che negli ultimi mesi ci sia stato anche una diminuzione del pubblico che va a vedere le mostre, perché non perché c'è la crisi economica e quindi la gente non può comprare, quindi non va. Cioè, secondo me tante persone si sono un po' scocciate di andare a vedere delle cose che poi alla fine non ha nemmeno senso guardare. Cioè, da me che faccio sto lavoro, immagina chi deve venire a vedere una mostra. Tra l'altro ne ho parlato anche con altri galleristi, con altri colleghi, è una cosa che succede dappertutto, quindi il fatto che non succede solo da me forse mi porta a pensare che sia così. Cioè, secondo me c'è troppa confusione nell'arte, ci sono troppe cose che non andrebbero nemmeno esposte. Non so se io ne espongo qualcuna di queste, non te lo so dire, penso di no, però ci sono troppi artisti che trovano i posti dove esporre. Il problema è che troppi artisti, che ce ne sono anche tanti artisti che si chiamano artisti ma che non è detto che lo siano. E questo secondo me porta a una confusione generale e a un momento di stanca da parte di tanto pubblico che non viene poi a vedere le mostre, ma non dico non solo in galleria ma anche da altre parti. Quindi questo è quello che deve cambiare, forse ci deve essere una stretta in tutto questo mondo. C'è una superficialità poi, hai capito? Sia nella... Cioè, guarda, io dico, c'è una cosa che spesso dico, che ti ripeto, uno potrebbe dirlo anche nei miei confronti. Cioè, ci sono degli artisti che non sanno cosa fanno, dei galleristi che non sanno cosa espongono e i collezionisti che non sanno cosa comprano. E questo mondo in questo momento gira intorno a questa fase e quindi non va bene. Quindi o cambia qualcosa, e non lo so, io spero di riuscire a essere uno di quelli che riesce a capire cosa cambiare.